magari mi capiterà ancora di fare qualche regata in solitario, non lo so. L'aspetto complicato è gestire le proprie energie, il sonno, la veglia, queste cose qua, e anche le manovre comunque, perché quando sei da solo su una barca da corsa devi pensare bene a quello che fai prima di farlo. Non hai mai qualcuno con cui confrontarti, no? Mentre in equipaggio parli e senti anche cosa ne pensano gli altri, ogni decisione è condivisa in qualche modo e quindi in qualche modo sei alleggerito. Da solo sei sempre da solo ed è facile prendere Roma per toma, non so come dire, no? Non c'è mai nessuno che dice: oh, ma che cavolo stai facendo? C'è su un macello, c'è Isabel che ha chiamato i soccorsi e io sto dirigendomi lì e siamo proprio davanti a sta cavolo di depressione. Porca miseria! Il vantaggio di Isabel è successo durante il secondo giro del mondo in solitario, che è anche quello che poi ho vinto, no? E Isabel Otissier si è capottata in mezzo al Pacifico del Sud. Io ero a 200 miglia più a nord, sono andato a prenderla, ho avuto la fortuna di trovarla. Era una mica uno scherzo, cacchio, trovare una barca ribaltata in mezzo al mare. L'ho beccata! L'ho beccata! Trovarla sicuramente è difficile perché il mare lì è molto grigio, l'orizzonte è grigio e anche se hai una posizione dell'Epir, che è una posizione non precisa, abbastanza approssimata, insomma, poi può succedere di passargli vicino e non vederlo. Con Maserati abbiamo fatto due giri del mondo negli ultimi 4 anni e abbiamo avuto decine e decine di impatti con oggetti galleggianti. Anche questa regata per noi è stata segnata da un brutto incidente al timone di sinistra. Spesso rifiuti di pesca. Poi il mare è considerato così un ambiente infinito senza proprietari e per cui l'uomo ha la tendenza un po' a usarlo sia come discarica che come fonte di risorse ittiche infinite. Così facendo lo stiamo ammazzando. L'idea era di fare il passaggio a nord-est proprio per dimostrare che in realtà c'è uno scioglimento dei ghiacci pazzeschi, perché fino a pochi anni fa, insomma, per passare di lì bisognava avere una spacca ghiacci. E invece purtroppo negli ultimi decenni il ghiaccio si è talmente ridotto che ormai si può passare anche con una barca così, che è carbonio, spesso 1,5 mm di pelle. Se vogliamo sopravvivere su sto pianeta dobbiamo cambiare attitudine. E siccome in realtà non lo stiamo facendo, comunque non lo stiamo facendo abbastanza, i problemi verranno fuori alla svelta. Io mi sono divertito un sacco nella mia vita e rifarei tutto da capo, quindi sto proprio bene.